Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi notizia bomba che è arrivata assolutamente inaspettata poche ore fa che riguarda la Kawasaki. Prima di raccontarvi un po' quello che è successo, voglio farvi un riassunto perché per capire un po' le dinamiche, insomma, di quello che Kawasaki Industries ha deciso, bisogna capire effettivamente la Kawasaki come è formata, come è fatta. Perché in tanti conoscono la Kawasaki come Kawasaki che vende le moto. In realtà, ragazzi, dovete sapere che la Kawasaki che vende le moto, che noi conosciamo, non è altro che una piccola branchia, ma molto piccola, della Kawasaki EV Industries, che di fatto è l'azienda, la casa madre. Prima faccio un riassunto magari quindi sulla Kawasaki EV Industries e poi vi racconto quello che è successo. La Kawasaki EV Industries, ragazzi, è un'azienda, una società che nasce nel 1896 come cantiere navale. È una di quelle classiche aziende enormi che nel tempo comunque si sono espanse e al momento detiene due, diciamo, due sedi, una a Kobe e l'altra a Tokyo, e ha interessi comunque in tanti campi diversi. Per esempio, è famosa per avere interessi nella robotica, interessi nel campo aerospaziale, navale, quello dei treni e anche conosciuta come settore moto, però il settore moto comunque è un piccolo campo. Ora, al momento della Kawasaki Industries si sa che ha interessi nell'idrogeno, diciamo che starebbe comunque investendo molto sull'idrogeno, vorrebbe, da quello che si dice, arrivare comunque prima tra tutte le altre aziende nel mondo a primeggiare comunque nel nuovo campo comunque dell'idrogeno. Questa, ragazzi, è la Kawasaki Industries, che quindi, avendo comunque molti interessi, ha anche un piccolo ramo, quello delle moto, che noi conosciamo. Che sembra una cosa un po' strana, no? Cioè, noi quando diciamo la Kawasaki, per noi è come quasi il dio delle moto, no? Come se dicessimo la Honda, come se dicessimo la Yamaha. In realtà, ecco, è una piccola azienda, un piccolo ramo, meglio, non una piccola azienda, un piccolo ramo della Kawasaki Industries. Ora, ragazzi, cosa è successo? La notizia che è arrivata qual è? È arrivata questa notizia, che la Kawasaki Industries ha deciso che dal prossimo anno, quindi è tutto ufficiale, ragazzi, la notizia è arrivata, ma non sono rumors, indiscrezioni, qua è proprio tutto confermato per bocca anche del presidente della Kawasaki Industries. Ci sono anche i documenti, ci sono anche dei fogli comunque arrivati online, qui di fianco ve li lascio. Ha deciso la Kawasaki Industries di scorporare il ramo dedicato ai treni e anche quello delle moto. Diciamo che si va ad eseguire un'operazione chiamata nell'alta finanza come spin-off. Qui di fianco vi lascio la definizione corretta e come funziona questa operazione. A grandi linee, ve lo racconto io, viene eseguito uno scorporamento di un ramo di un'azienda. Quindi la Kawasaki Industries va a scorporare un piccolo ramo, quello dei treni e quello delle moto. Generalmente, quando vengono fatte operazioni di spin-off, vengono fatte perché? Perché si tagliano comunque i rami, tra virgolette, marci, ovvero quelli che non rendono, o addirittura quelli che sono in perdita. In questo modo l'azienda principale si libera del ramo, quello che è in perdita. Diciamo che arriva un'altra azienda, se la compra o magari fa qualche partnership o altre cose simili, comunque generalmente vengono vendute. E con quei soldi ricavati l'azienda principale, quella madre, in questo caso la Kawasaki Industries, può investirli magari per altri scopi, in questo caso magari per investire sul discorso idrogeno. Questo, ragazzi, è quello che è successo. Comunque non si sa effettivamente perché comunque Kawasaki Industries abbia preso questa decisione. Secondo quanto si legge nei comunicati, è una cosa fatta per avvantaggiare comunque il settore della Kawasaki Moto, per proiettarla verso nuove sfide future. Sapete che nei comunicati poi le cose non vengono mai dette dalle aziende principali. Secondo le voci, comunque, che dovrebbero essere abbastanza confermate, la Kawasaki Industries avrebbe fatto questo scorporamento perché? Perché la Kawasaki Moto, quindi diciamo che il ramo delle moto, era in grossa perdita. Si parlerebbe di un 2020 con una perdita di circa 50 milioni di perdita solo nel 2020, diciamo 47 milioni, ecco, quasi 50 milioni, il che avrebbe portato appunto a prendere la Kawasaki Industries questa decisione. Diciamo che questo calo, questa perdita sarebbe dovuta sia comunque alla situazione attuale del contagio, sia anche a un crescente disinteresse nei mercati comunque sud-est asiatici. Tant'è comunque, ragazzi, da una parte abbiamo il settore moto che perde 50 milioni quasi di dollari, dall'altra parte abbiamo la Kawasaki Industries che ovviamente vuole andare avanti, non vuole comunque fallire, diciamo queste virgolette, e vuole tagliarsi un ramo comunque che non frutta, sia quello dei treni sia anche quello delle moto.
Quindi la Kawasaki Windustries dal prossimo anno, la Kawasaki Moto dal prossimo anno verrà scorporata. Si parla di circa verso aprile-ottobre 2021. Cosa può succedere? Può succedere diverse cose, possono succedere. Può essere che magari la Kawasaki Moto che noi conosciamo resterà comunque nel perimetro della Kawasaki Windustries, quindi in qualche modo andranno avanti a collaborare. Può essere che magari ci sarà qualche partnership con qualche azienda esterna, con qualche azienda in questo caso viene da pensare cinese. Può anche essere che magari Kawasaki Moto che noi conosciamo venga venduta a qualche altro marchio. In questo modo la Kawasaki Industries ricava dei soldi da investire nel discorso idrogeno o dovunque voglia andare la Kawasaki Industries. Questo è un po' il futuro. Ovviamente il pericolo, il rischio è che arrivino i cinesi, perché i cinesi, quando c'è un'azienda comunque famosa in vendita o comunque sia che è lì, che può essere magari essere venduta o fare qualche partnership, ovviamente sono i primi che arrivano perché hanno i soldi, quelli cinesi o quelli indiani. Quindi voi immaginatevi, magari può anche essere a questo punto che salti fuori la QJ Group, che è un marchio enorme in Cina, e che magari, non lo so, avanzi qualche proposta di acquistare magari la Kawasaki, insomma il ramo dedicato alle moto della Kawasaki Evindustria, che è stato scorporato. Oppure, dicevo, potrebbe andare avanti la Kawasaki Moto a collaborare con la Kawasaki Industries, eccetera, eccetera. Ma tant'è, ragazzi, saranno due cose diverse. Quindi non sarà più un'azienda unica, ma saranno due aziende divise. E in questo caso il presidente della Kawasaki Industries, nel suo comunicato, si è comunque detto dispiaciuto e si è detto comunque, ha comunque scritto che vorrebbe vedere crescere in futuro la Kawasaki, dedicata comunque alle moto, no? La Kawasaki Moto. In questo caso dicendo che sarebbe interessante magari vedere qualche collaborazione con altre con qualche altra azienda. Quindi di fatto sembra che la Kawasaki Moto sia aperta a qualche collaborazione con altre aziende. In questo caso potrebbero tranquillamente arrivare i cinesi. Quindi voi immaginatevi magari una in futuro una Z900 con elementi di design magari cinesi, insomma con componenti cinesi, non lo so. Può succedere qualsiasi cosa in questo caso, perché non è detto, cioè può essere che verrà venduta, può essere che magari sarà qualche collaborazione. Insomma, fa un po' strano parlare di questo quando si parla della Kawasaki, perché sembra una cosa incredibile, come parlare per noi della Honda. Però in realtà, nell'ottica di una grossa azienda, di un enorme marchio come la Kawasaki Industries, parlare della Kawasaki settore moto per loro è una cosa da niente. Cioè, se è paragonato a settore aerospaziale, settore navale, settore comunque robotica, il ramo delle moto ovviamente per loro è un ramo di nicchia, no? Quindi capite che per loro è poca cosa, per noi sembra veramente una cosa enorme. Tant'è, ragazzi, è una cosa un po' strana questa, effettivamente, anche perché se vi ricordate l'anno scorso, prima dell'ECMA, Kawasaki Windustries aveva annunciato questa collaborazione, questa partnership con la Bimota, no? Con l'azienda italiana, che prevedeva la Kawasaki Windustries che andava ad acquistare il 49,9% delle quote della Bimota. A questo punto non so come va a finire col discorso Bimota, perché se Kawasaki Windustries ha fatto questa scelta, effettivamente non si sa come andrà a finire col discorso Bimota. Discorso invece Kawasaki, questa grossa perdita da cosa dovrebbe essere dovuta? Da cosa potrebbe essere dovuta? Sicuramente c'è la questione del contagio, no? Sicuramente tutte le aziende comunque sono un po' in crisi per questo. Secondo me ci sono anche diverse scelte comunque sbagliate, soprattutto investire nel settore delle moto sovralimentate. Mi spiego meglio. Kawasaki Windustries sicuramente ci ha messo diversi soldi, tanti soldi, per sviluppare le moto sovralimentate, no? Quindi diciamo che l'azienda ha tanti soldi li ha investiti per creare queste moto. Il problema è che a fronte sicuramente di una tecnologia molto costosa, quindi di grossi investimenti, le moto non hanno fruttato, perché le moto ZH2, Ninja 2SX, Ninja 2, Ninja 2R sono moto che hanno venduto veramente molto molto poco, no? Cioè hanno avuto molto poco successo non solo in Europa ma anche in tutto il mondo, e già lì si crea comunque una grossa perdita, no? Cioè grossi finanziamenti, grossi investimenti, e poi le moto vendono poco. Se poi aggiungiamo il fatto della crisi comunque del contagio, a questo punto capite bene che l'azienda comunque si libera di un ramo che comunque non frutta più, per diciamo magari ricavare dei soldi e andare avanti sul discorso, in questo caso idrogeno. Tant'è, ci credo poco anch'io, ragazzi. Comunque, questa era la notizia. Potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa, che non cambi niente in futuro, quindi che in futuro tranquillamente Kawasaki vada avanti con le sue gambe, usciranno le moto in maniera comunque regolare come sempre. Può essere che arriveranno moto misto cinesi, può essere che se la compra la Benelli, può essere che, non lo so, se la compra la Piaggio, qualsiasi cosa può succedere. Va
Vi terrò aggiornati sicuramente e da questo video direi che è tutto. Ho cercato di spiegarvi a grandi linee un po' quello che è successo, spero comunque di essere stato chiaro. Per me ovviamente è una notizia pessima. Nei comunicati diciamo che la Kawasaki la fa passare come un cercare comunque nuove sfide, però ragazzi sono un po' di capite di cosa un po' forzata, nuove sfide. Comunque da questo video è tutto, ciao, like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale YouTube con lo Instagram, Alien Becker Ufficiale, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!